All'inizio settimana vi ho detto di cercare informazioni riguardo Chernobyl, il disastro nucleare che è successo nel secolo scorso, diciamo nel secondo dopoguerra, uno dei più famosi ovviamente, che sicuramente noi eravamo a conoscenza, però c'è qualcuno che magari non conosce, Per chi non dovesse soprattutto i più conoscerlo, giovani, insomma. ora vi daremo una breve delucidazione su come, Cosa è successo? sì, su E come quali sono? anche quali sono, diciamo, le cause e le conseguenze. E i complotti anche, perché ovviamente siamo dei Certo, perché curiosity. siamo curiosi, quindi non possiamo che parlare di questo. Il disastro di Chernobyl è stato il più grande incidente mai verificato su una centrale nucleare. È uno dei due incidenti classificati come catastrofe di livello 7, insieme all'incidente avvenuto nella centrale di Fukushima nel marzo del 2011. Il disastro avvenne il 26 aprile del 1986 presso la centrale nucleare Lenin, situata in Ucraina, l'Ucraina settentrionale nello specifico, a 3 km rispetto alla città di Pripyat, a 18 km dalla città di Chernobyl e a 16 km rispetto al confine della Bielorussia. Nel corso di un test definito di sicurezza, il personale si rese conto della violazione di svariate norme di sicurezza e di buon senso, portando a un brusco e incontrollato aumento della potenza nel reattore numero 4 della centrale. Si determinò la scissione dell'acqua in refrigeratore in idrogeno e ossigeno e così elevate pressioni da provocare la rottura delle tubazioni del sistema, che provocò lo scoperchiamento del reattore e di conseguenza causò un vasto incendio. Le esplosioni non furono di tipo nucleare, perché non si trattava appunto di una reazione a catena e controllata, ma bensì di una causa chimica, ovvero appunto il surriscaldamento del nocciolo dovuto all'improvvisa perdita di controllo sulla reazione nucleare. L'impianto era composto più o meno da 4 reattori, ognuno in grado di produrre 1 gigawatt di energia elettronica. La costruzione dell'impianto ebbe inizio negli anni 70. I vari reattori vennero costruiti più o meno tra il 77 e il 1983. Altri 2 reattori, ovvero il quinto e il sesto, erano in fase di costruzione quando si verificò l'incidente e le cause furono appunto attribuite a gravi mancanze da parte del personale, sia tecnico che dirigente. I dati ufficiali sono contestati, dicono più o meno, secondo le associazioni come per esempio Greenpeace, dicono che ci sono stati addirittura 6 milioni di decessi su scala mondiale nel corso di questi 70 anni. Però secondo... Per cause dovute, no, Sì, per alle causa dovuta alla radiazioni. radiazione. Anche se nell'impatto stesso si dice che i morti siano stati più o meno 65 il giorno appunto stesso che ci fu l'incidente, invece appunto l'ONU dice che il numero, la stima più o meno di decessi è più o meno più bassa, ovvero tra i 30.000 e i 60.000, ma comunque è abbastanza alta. C'è un po' di dubbio anche sull'effettiva causa del disastro, perché come ha detto il mio collega qua, diciamo le relazioni ufficiali parlano di struttura non adeguatamente attrezzata, diciamo mancanze da Personale. parte del personale, però si dice anche che dietro a questo disastro ci sia stata diciamo, una specie di ordine da parte del governo russo di eseguire un certo tipo di Esperimento. esperimento dal punto di vista della sicurezza dell'impianto stesso. Era una specie di simulazione di un caso di emergenza Ah, che poi è che diventato. poi alla fine si è rivelata fatale per tutto l'impianto. Oddio. L'esplosione di una centrale nucleare ha provocato una diffusione enorme di radiazioni dovute a quegli elementi radioattivi che sono stati rilasciati nel disastro. In particolare, gran parte degli elementi avevano un decadimento radioattivo con tempi molto grandi, comunque si parla di un bel po' di anni. In particolare c'era il plutonio che però aveva un tempo di decadimento di migliaia di anni, Ah, ma la una roba vita del genere. ancora Sì, quindi sta decadendo sì. così. Questa nube che poi si è diffusa verso nord dopo il disastro, e diciamo se ne sono resi conto in Svezia, e in Svezia dopo una decina d'ore più o meno avevano cominciato a dare l'allarme a proposito di radiazioni, e non si può parlare delle agende che riguardano uomini e animali mutanti.
In particolare si sa per certo che nella zona più vicina, quella dove si trovava anche la foresta rossa, la famosa foresta rossa, ovvero una foresta che dopo l'incendio, no, e la diffusione di elementi radioattivi nell'aria, gli alberi a causa proprio della radiazione avevano le foglie che si erano tinte di rosso. Oddio. Però poi ora non è rimasto più praticamente niente se non qualche albero. È stato ordinato di bruciare questi alberi. Nella zona intorno al disastro, quindi anche al centro di Pripyat, la natura ha ripopolato la zona in un certo senso, anche se comunque gli animali che ci sono là hanno subito qualche genere di mutazione. Ad esempio, per citare le rondini, ad esempio, gran parte delle rondini nascono albine. Oh mio Dio. E non riescono a fare il nido in quelle zone, devono sempre andare fuori. Sì. Oppure i lupi, che ora i lupi rispetto a prima del disastro sono di taglia più piccola, e si dice che per sopravvivere in quelle zone abbiano mangiato i resti dei cani che c'erano, dei cani randagi che c'erano in quella zona. Quindi una sorta quasi di cannibalismo. Si parla anche di una certa teoria complottista che riguarda zombie, diciamo così, ovvero persone che abbiamo deciso, cioè che non hanno mai lasciato quella zona e che abbiamo continuato ad abitare all'oscuro, diciamo così, di quelli che poi effettivamente sono tornati a riabitare. Si parla di qualche centinaio di persone che è tornata a riabitare quella zona, per lo più si tratta di anziani. Si parla di questi zombie, no, che durante le notti danno assalto, no, ai soldati che sono di turno di perlustrazione da quelle parti. È una leggenda che non ha alcuna base, non ha alcuna prova, diciamo, solida, però circola qualche video sul web. Anche se io ne conosco uno in particolare che non so se ritenerlo falso, sinceramente. Parte adesso. Non crediamo, mi ha detto lui. Ne volevo perdere. Ma se per il tempo era torno io. Io invece volevo parlarvi di un'altra teoria, una teoria un po' più moderna che è stata scoperta recentemente grazie a Google Maps, di un dettaglio, sempre nella città, parliamo della città di Pripyat, di un dettaglio che è stato notato da non so chi ovviamente, su un edificio nella zona abbandonata, sempre vicino ai reattori, zona che non è mai più stata riabitata ovviamente. Quindi, come dicevo, ci troviamo sempre a Pripyat, come hai detto tu, 3 chilometri. Una cittadina molto avanzata anche dal punto di vista tecnologico rispetto a quelle all'epoca, no? E rispetto anche all'ambiente, no, socialista, quindi sovietico. E diciamo che là ci vivevano quelli che sostanzialmente lavoravano alla centrale con relative famiglie e comunque tutte le infrastrutture del caso. Ovviamente una zona che al momento non è più abitata. Tramite Google Maps qualcuno ha notato su uno degli edifici presenti in questa città una macchia abbastanza grossa, rossa, che sembra quasi sangue che sta colando dalle pareti, abbastanza grossa come macchia. Ovviamente la domanda che molti si sono posti è che cosa sono queste macchie presenti sul lato di questo edificio qui. Chi ha ucciso qualcuno
E qui ci si ricollega ovviamente alla storia degli zombie che ammazzano le persone. E quindi si dà, diciamo, adito al fatto che qualcuno ci vive ancora là dentro. Ci vive ancora là dentro, esattamente. Però ovviamente gli scettici che cosa dicono? Queste macchie potrebbero essere ruggine, quindi che ruggine il colorito che ora, è quello, il colorito soprattutto è quello, se è un se diciamo se fosse sangue, comunque sarebbe sangue datato. E il colore è simile, però è probabile, molto probabile che sia ruggine. Ecco. Anche se la storia della ruggine, per esempio, mi sa che fu smontata perché lì non è che ci siano ringhiere, non si vedono ringhiere, quindi questa ruggine da dove può essere uscita, sì, da nulla così. Però comunque può essere un fake, può essere pittura anche. Ma la domanda comunque rimane: se dovesse trattarsi di sangue, come c'è finito lì? Di chi è? Di chi è? O di cosa è? Di cosa è? Da quanto tempo sta lì? Da quanto tempo sta lì? E si può trovare anche prima del disastro oppure è comparsa solamente dopo? Io sinceramente, per quanto riguarda la questione degli uomini mutanti, sulla quale sono stati fatti tanti film, io ne ho visto qualcuno, io un fondo di verità ce lo metto, per due motivi. Il primo è che ovviamente, come gli animali sono stati mutati dalle radiazioni, anche qualche essere umano può aver subito delle mutazioni, magari anche figli di persone che abitavano lì. E la seconda cosa è che secondo me qualcuno è rimasto anche subito dopo il disastro, non si è mai mosso da lì e tuttora si trova in quel... Io lo vedo più come magari un caso isolato che si tiene nascosto piuttosto che gruppi. Gruppi, va bene, no. Proprio casi isolati, tipo Bigfoot, insomma. Sì, qualcosa del genere, anche perché effettivamente prove non si sono viste. No. Ebbene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato interessante. Ricordo di mettere like, condividerlo e seguitemi su Instagram se volete. Ci vediamo. Seguito, mi piace. Poverino. Fai la faccia triste. Cioè, quello che è del bisognoso che... Così di un po'. Law and Order... Cioè, che cazzo di salto questo?